Siamo ripartite. Un po' a fatica, nel senso penso tutti. Il titolo che ho dato al mio disco e al brano che eseguiremo per primo oggi, Little Fine Things, rappresenta non proprio un inno alla ripartenza, ma a tutte le cose belle, le piccole cose belle che abbiamo perso o che abbiamo ritrovato durante questi due anni duri di pandemia, e sono tutte quelle cose, piccole cose belle che dobbiamo portarci dietro se vogliamo veramente ripartire. Il tema della rinascita lo abbiamo affrontato attraverso il brano My Lawn, che significa il mio prato, ma anche il mio giardino, il mio spazio. Nel testo c'è questo riferimento nell'ultima strofa, dove appunto si parla di questo grande terreno dove tutti quanti possono coltivare, sia le esperienze che vivi, sia le persone che incontri possono coltivare qualcosa e rimane dentro di te, quindi la solitudine diventa un arricchimento con le esperienze vissute dagli altri. Noi ripartiamo in particolar modo credendo di poterci migliorare con la nostra musica, continuando a provare a concentrarci sulla scrittura e sul creare un nostro sound riconoscibile che possa in qualche modo, ecco, continuare a farci vivere questa bella storia insieme. Abbiamo deciso di interpretarlo tramite un messaggio di positività e di altruismo. Il brano che abbiamo scelto come brano aderente al tema riguarda proprio il tema dell'altruismo e dell'apprezzare sempre i piccoli gesti che le altre persone fanno per noi e cercare di ricambiarli noi stessi. I suoni di questo disco sono i suoni che ci sono almeno mancati durante il periodo del lockdown. Questo disco l'abbiamo scritto appunto durante quel periodo, noi da Milano e Maddi da Londra, e sono i suoni che ci sono mancati, e ci è mancato suonare, e quindi suonare, avere anche molta interazione, quindi un disco che ha una sonorità di interazione anche tra di noi, anche i suoni, ci piace anche andare a ballare, quindi c'è molta dub, c'è molta musica elettronica, e insomma sono i suoni della mancanza, li abbiamo raccolti e li abbiamo messi in questo nuovo lavoro discografico. Etichettarla, descriverla a me viene difficile, sicuramente è qualcosa di derivazione jazz. Siamo un duo acustico, quindi per il momento chissà se arriverà una svolta elettrica anche per noi. Sì, la definiamo un genere musica contaminata, nel senso che è ricca di influenze. Diciamo che siamo partite dal, come base, come studi, siamo partite dal jazz. Il jazz non è morto, anzi il jazz è la musica più dinamica che possa esistere in natura, nonostante la sua ricercatezza melodica. È una musica che cambia anno dopo anno, che non aspetta i secoli, aspetta gli anni, aspetta i semestri per cambiare, per introdurre, per lasciarsi contaminare da tutto quello che arriva dall'esterno del nostro mondo del jazz. Non penso sia morto il jazz. Capiamoci su questa parola. Quello che mi viene a pensare a me è che è un'attitudine, un modo di apportarsi alla musica, un certo modo
di ragionare sui parametri musicali. No, il jazz non muore mai. Sì, non muore mai, no, no, si reinventa, sì, noi cerchiamo di reinventarci, ecco. Mi sembra tutto fuorché morto. Down to the ground.